Hello guys, Koto here e bentornati su un nuovo video di My Hero Academia, The Strongest Hero. Oggi andremo a vedere dei gameplay di Stain e di Dabi. Io comunque vi ricordo, come sempre ragazzuoli, server 9, alleanza, impanati con la I grande, due posti liberi, mi raccomando, joinate, server 9, gilda, impanati. Vi ricordo di seguirmi su Instagram per le news del boosting, perché stiamo per cambiare orario. Su Instagram è tutto molto più in tempo reale, quindi nel caso non vogliate perdervi neanche una live dove vi boostiamo a livello 50, floor 15, andate a seguirmi anche lì. Vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale che se non avete ancora fatto. Noi ci vediamo dopo la sigla. Allora, abbiamo, se andiamo su Recruit, tutti i banner a tempo limitato che stanno per scadere 7 luglio, 7 luglio e 7 luglio. Oggi è lunedì 5, quindi io presumo sto facendo questo video alle 6 del mattino, ok, per farvi capire. O entro la giornata di oggi, oppure tranquillamente nel reset alle 5 del mattino di domani, quindi di martedì, avremo sicuramente qualche nuova news riguardo a un nuovo banner. Quindi ragazzi, nel caso vogliate pullare per Aizawa, le sue carte o l'attiva di Endeavor, fatelo, perché avete veramente poco tempo. Come vi ho già detto nel video scorso, andate a recuperarvelo nel caso non l'abbiate ancora visto, hanno messo la pubblicità di My Hero Academia The Strongest Hero con Todoroki e Dabi, il che ci fa capire o intuire che il prossimo personaggio sarà Dabi. La teoria è ancora più confermata dato che Dabi sarà un personaggio tech, Aizawa è stato un S, quindi ci sta che siano uno dietro l'altro perché sono di caratteristica differente. Detto questo, penso che quello che abbia meno possibilità di uscire sia Stain, perché è un S. Il fatto cos'è? Aizawa, secondo me, sono ancora dell'idea che non sarebbe mai dovuto uscire come banner, quantomeno non così presto, ma che sia uscito solo per tutta la storia di Endeavor. Quindi non mi sorprenderebbe di vedere ancora uno Stain, perché appunto la rotation sarebbe dovuta essere All Might Endeavor Stain e non All Might Endeavor Aizawa. Capite il concetto? Voi cosa ne pensate di questo ragionamento, ragazzi? È una stupidata oppure secondo voi ha un senso? Vediamo ora un po' di gameplay di Stain. Io ragazzi vi ricordo che hanno detto molte volte che loro vogliono modificare i personaggi che faranno uscire sul global. Quindi state attenti a quando pullate, perché è probabile che né Shigaraki né Stain né Dabi verranno rilasciati sul global con le stesse caratteristiche ed abilità rispetto al CN. Perché ragazzi, c'è All Might che è stato nerfato, Endeavor che è stato nerfato, ma questo già lo sappiamo, e c'è stato Aizawa che è stato anch'esso nerfato. Quindi la possibilità che questi nuovi personaggi vengano nerfati a loro volta è molto alta. Ora con un gameplay di Dabi vi voglio dire una cosa. Nell'anime ora siamo arrivati all'arco di Endeavor. Il prossimo arco è, no spoiler, tranquilli, è l'arco che riguarda i villain. Quindi ragazzi, ci sta che il prossimo evento sia appunto il mese dei villain, come hanno annunciato in una notice qualche giorno fa. Ma dato che parlavano anche di Pro Heroes, non mi sorprenderebbe se ci piazzassero dentro anche Hawks. Io raga, la butto lì, la tocco piano, non hypatevi, perché è solo una teoria. Perché raga, se fanno le cose come le fanno il manga e magari mettono le persone che hanno più rilevanza nell'arco in corso dell'anime, raga, Hawk, cioè, lo vedete sempre lì, sempre apprezzo che svolazza ovunque, quindi mi sembra abbastanza plausibile. Poi ricordo, raga, è solo una teoria. Solo una teoria. Ma ancora una volta state attenti ai nerf. A breve dovremo ovviamente avere anche la notice per il nuovo Battle Pass, perché ragazzi questa mina si sta facendo veramente attendere. Che poi in realtà anche Mina è un personaggio tech, e Dabi e Mina che sono insieme sono entrambi tech. È sempre lo stesso ragionamento del fatto di Aizawa e il personaggio dopo che ho fatto prima, solo che ora sembra ancora più realistico che possa uscire Dabi. Quindi non lo so raga, non lo so, sono confuso. Voi cosa ne pensate? Magari qualche ragionamento che io non ho tenuto in considerazione potrebbe essere veramente illuminante. Quindi ragazzi, commentino qui sotto. Io vi ricordo che streamo ogni sera alle ore 21 su Twitch, link in descrizione. Lasciate like ed iscrivetevi al canale che non l'avete ancora fatto. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Koto out.